Injustice 2 sarà disponibile a metà maggio su PlayStation 4 e Xbox One. NetherRealm Studios, capitanati dall'istrionico creatore di Mortal Kombat, Ed Boon, ha ancora una volta fatto centro, confezionando un picchiaduro estremamente spettacolare e capace di adattarsi tanto ai casual gamer, amanti del multiverso DC, quanto ai professionisti. Combo, Launcher, Juggle e un sistema deputato alle super riprendono di peso i dettami segnati dal capostipite e da Mortal Kombat 10, cui si aggiunge un'interazione ambientale più spiccata e soprattutto contestuale al personaggio che si sta usando. Dunque, uno stesso oggetto potrà essere utilizzato da Superman o da Flash in maniera del tutto differente. Ampliato anche il sistema di combo con gli elementi di supporto, più stratificato e capace di generare hit extra. Al di là di un roster decisamente corposo, che potrà contare su più di 30 combattenti, Injustice 2 saluta l'introduzione di un sistema di equip decisamente interessante per il genere, che vedrà l'assegnazione di parti di armatura dopo ogni scontro, con conseguente aumento delle statistiche del proprio personaggio, che contemporaneamente godrà di salti di livello per poter agognare a pezzi via via più rari e pregiati. Una meccanica che abbisognerà di un bilanciamento sopraffino, ma che da subito scardina alcune delle convenzioni classiche dei picchiaduro, aumentandone la varietà effettiva del prodotto. A livello tecnico, Injustice 2 offre una riproduzione dei beniamini DC volutamente sci-fi, pregni di dettagli e capaci di muoversi su scenari evocativi. Non perdete dunque la nostra prevendita!